sembra voler volare, sembra volare. Volere volare News Liguria, cari amici del Piemonte, vi invitiamo ad andare assolutamente a visitare le grotte di Toirano, Zuccarello, Castelvecchio di Rocca Barbena, Villa Groc ad Imperia e Castelbianco. Si è appena svolta a Loano una 2 giorni dedicata a nuoto, bici e corsa, che ha visto la partecipazione di oltre 900 atleti provenienti da tutta Italia. Vediamo il servizio curato da Marco Dottore e Alessia Nasi, imperiatv.it. Come funziona il triathlon? Il triathlon ha una prima parte di nuoto. Qui nella splendida Marina di Loano abbiamo la fortuna di poter avere sempre questo bacino d'acqua di mare senza onda. Quindi si fa una prima parte di nuoto, si esce in tutta velocità, si fa un cambio. I ragazzi e le ragazze, gli atleti, salgono sulle biciclette, fanno i chilometri a seconda dell'età, quindi a seconda delle lunghezze che devono percorrere, rientrano nella zona cambio, partono e fanno l'ultima parte a piedi. L'ultima parte a piedi corrono nella Marina di Loano, è bellissima, in mezzo al porto, in mezzo alle navi. Loano è nuovamente soddisfatta di aver ospitato questa seconda edizione del Triathlon Sprint Silver. Sono stati 2 giorni di nuoto, bici e corsa dedicata a paralimpiaci e normodotati. C'è stata una partecipazione di più di 900 persone che si sono dati in battaglia per Loano, per di Loano e la parte di nuoto della splendida cornice della Marina di Loano. Per questi 2 giorni veramente di sport indimenticabili, di cui voglio ringraziare naturalmente la Marina di Loano e la società sportiva Doria Nuoto che ha organizzato questa edizione. Siamo pronti ad ospitare la terza perché è veramente un successo e ho visto degli atleti veramente soddisfatti di aver partecipato a questa edizione. Loano è questa. Supereroi come io e te, se avrai paura allora stringimi le mani perché siamo invincibili. E ovunque andrò sarai con me, supererai solo io e te, 2 gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Ad Alassio, il nuovo concorso Shopping col Sorriso, organizzato dall'assessorato al commercio del comune di Alassio, in collaborazione con il consorzio Alassio Un Mare di Shopping. È dedicato ai residenti e ai turisti che, a fronte di un acquisto minimo di 50 euro spesi in un'unica giornata presso le attività aderenti, potranno partecipare con una cartolina da imbucare nell'apposita urna situata in piazza Matteotti, all'estrazione di un premio finale e nominare l'esercizio commerciale dove sono di casa, la cortesia e il sorriso nell'accogliere i clienti. Il regolamento del concorso completo e l'elenco delle attività commerciali aderenti all'iniziativa sono presenti nel sito www.alassiummaredishopping.it. Ad Imperia il 7, l'8, 9 giugno arriva il Festival del Bonsai e delle Arti Giapponesi che si svolgerà presso la nuova e riqualificata struttura dell'ex Salso accanto al Museo Navale. Prossimamente tutte le informazioni. Per una Liguria tutta da gustare vi presentiamo il tiramisù estivo, sapori, gusti e un pizzico di sana follia dalla cucina alla tavola con il nostro Luca Galtieri in versione pasticcione. Cari amici, fa caldo ma io sono qua apposta per cercarvi di ricaricarvi, darvi l'energia giusta. In quale maniera? Preparandovi un dolce tipico estivo con i savoiardi, la macedonia di frutta fresca. Attenzione, il latte, quindi abbiamo 3 litri, faremo una bella crema pasticcera e poi il caffè, perché qua andremo a bagnare i savoiardi. Il risultato finale? A tra poco. Attenzione, dimenticavo, fondamentali sono le uova, poi aggiungiamo anche la farina, lo zucchero e la vanillina. A quel punto che si fa? Si sbatte, si prepara e tra poco il risultato finale. Ma che bontà, ma che cosa vuoi?
ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No? Aleatico dell'Elba? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Fase intermedia, un po' di ciocco a scaglie, di cioccolato fondente come se piovesse, e contate fino a 10 e la corte estiva è pronta! Ma perché, come mai, ma perché in gelateria non ci entro mai? Che cioccolato! Dammi cucchiaino, fai assaggiare un pochettino! E possiamo dire che il tiramisù estivo è completato! Fragolina sulla torta, attenzione! 3, 2, 1... Non ricordo l'ultima volta che ho chiesto a un cameriere di porgere i miei complimenti allo chef. E da Messier Go ridò la linea a Luca! Ciao Luca! Grazie per l'attenzione e continuate a segnalarci i vostri eventi a info@imperiatv.it. Un caro saluto ai telespettatori del Piemonte da Elisabetta Mandraccio e un grazie al Macan Beach di Andorra che ci ospita come sempre per una Liguria fuori dal comune. Sembra volare, sembra volare.